Ha facoltà di intervenire l'onorevole Maniero, prego. Grazie Presidente. La collega prima di me ha già presentato ampiamente i contenuti di questo dispositivo e quindi io mi riservo solo qualche parola. È difficile parlare di tasse e sentire dire qualcosa di bello perché le tasse sono una cosa difficile che molto difficilmente è percepita in modo positivo, ma non è così a caso. Qualcuno qualche anno fa aveva provato a dire le tasse sono una cosa bellissima ed è stato coperto dalle risate e anche da un po' di ostilità. Non è mica a caso se succede così, perché io non posso sentire bella una situazione fiscale in cui sento di essere oppresso, in cui sento che il mio contributo alla società viene ignorato, viene svilito, mentre qualcuno, chi in particolare non rispetta, e ancora di più di chi non rispetta le regole, chi è più forte, non dà lo stesso contributo che è richiesto a me. Queste sono le ragioni per cui si sente negativa la pressione fiscale. Allora, cos'è che c'è in questo DL che non posso non vedere assieme alla legge di bilancio? Ci sono le cose che sono state dette. C'è una pressione fiscale che cambia, che inizia a spostarsi, che dice che le piccole e medie imprese, cioè la colonna portante della nostra economia, iniziano ad avere veramente una risposta, iniziano a pagare un po' di meno, iniziano ad avere le mani un po' più libere da quei lacci di carta che le imbavagliavano, che le intrappolavano. Allo stesso tempo viene chiesto qualcos'altro, viene richiesto un giusto, soprattutto, un giusto contributo a chi? Beh, ai colossi della finanza, alle banche, agli istituti assicurativi, al gioco d'azzardo, ai colossi del gioco d'azzardo. E io, guardate, ho veramente difficoltà, perché cerco sempre di capire le critiche, sono preziose, ci salvano da noi stessi, ma io ho difficoltà a capire chi ci critica quando dice che la pressione fiscale resta invariata perché considera le tasse sulle banche, sulle assicurazioni, sul gioco d'azzardo come tutte le altre. È proprio perché qualcuno... È proprio perché per qualcuno qualcuno non vede la differenza tra tassare una banca e una piccola e media impresa che fatica a pagare i propri dipendenti, che evidentemente gli italiani hanno avuto un profondo ripensamento nelle ultime elezioni e lo hanno gridato così forte. Ecco, noi stiamo cercando di attuare questo e questa misura contiene altre cose, sono state elencate. Il bonus bebè viene raddoppiato perché è più debole, viene aumentato per tutti gli altri fino a un certo ISE. Guardate, questo è un atto che non cambierà l'Italia. Domani continuerà a essere una sfida riuscire a essere un imprenditore, a far lavorare i propri dipendenti, riuscire a mettere via qualcosa. Continuerà a essere difficilissimo essere una mamma e un papà. Però una cosa cambierà. Cambierà perché questo è un segno concreto, è un segno che mostra che non abbiamo paura di guardare in faccia chi deve contribuire un pochino di più e di aiutare chi si è sacrificato veramente troppo e soprattutto in modo ingiusto. Diamo delle dimostrazioni, forse anche silenti, ma molto concrete a chi sa guardare, perché quando andiamo a eliminare quelle micro cartelle da 1000 euro che non pesano nulla e anche se mai riuscissi a riscuoterle, cosa che non riuscirò a fare, mi comportano più costi che benefici. Io in realtà sto liberando le mani all'Agenzia delle Entrate da cose inutili perché inizi veramente a perseguire chi davvero non paga le tasse. E io parlo... Parlo di mega contribuenti che, dati l'Agenzia delle Entrate alla mano, evadono, non pagano 3 milioni di euro in media a botta. E ci sono altre cose, altrettanto forse silenti. Guardate il dispositivo sulla Guardia di Finanza. Noi una delle prime audizioni che abbiamo fatto alla Guardia di Finanza siamo rimasti stupiti perché abbiamo scoperto dalla voce del Comandante Generale che la Guardia di Finanza non ha ancora modo di accedere in modo automatico, strutturale, semplice ai dati dell'Agenzia delle Entrate. L'era inibito. Perché l'era inibito? Io non lo so. Non lo vogliamo sapere, ma una cosa ve la diciamo, da domani potranno finalmente cercare chi veramente non paga, chi veramente tiene questo paese legato.
E questa è la più grande prova, dicevo, che noi diamo ai cittadini prima che ai contribuenti. Perché, dicevo, sono misure importanti, non sono misure che ancora stravolgono, abbiamo appena iniziato, ma un segno lo danno. È un segno di speranza e di giustizia. E speranza e giustizia insieme sono qualcosa di molto pericoloso, perché avvivano la forza dei cambiamenti. Noi siamo qui a fare questo, a cambiare le cose, e per questo senso di giustizia e di speranza noi votiamo favorevolmente.